Benvenuti ai telespettatori delle Passate del Capitano. Inizia con il ricordo di un ragazzo che purtroppo è andato in cielo questa partita. Ecco le squadre che si affrontano. Il Monte Porzio ospita il Borghesiana. Siamo in inverno, ma la giornata possiamo dire che è mite per quanto riguarda il mese di gennaio. Entrambe le squadre stanno in bassa classifica e cercheranno di fare i punti. Il consueto grido di carica dei Monteporziani e il Monteporzio è alla destra delle schermi. Al primo tempo parte la partita. Le immagini adesso vediamo, passano subito un fallo laterale del Monteporzio che viene battuto, viene fischiato un calcio di punizione sempre per il Monteporzio. Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Parte il cross, la palla va sul numero 11 pericolosamente nel rigore, viene rimessa al centro, un colpo di testa del numero 7, ancora il numero 7 prende la palla. Azione da gol al quinto, ecco, rivediamo, la regia ci mette a disposizione questo replay, c'è il tiro del 7 e la palla viene, come si vede, ribattuta con il gomito. Ci potevano essere gli estremi, un calcio di rigore. Ancora adesso il Borghesiana, parte un tiro, la reazione del Borghesiana, tiro molto, non impensierisce il portiere. Ancora calcio di punizione del Borghesiana, ancora il Borghesiana nella reazione, pericolosamente questa volta, ma finisce fuori l'azione. Salite, salite, salite! Il Monteporzio cerca di replicare. Dai Gabriele! Dentro Damiano! Parte un tiro, fuori. Ancora Monteporzio, numero 7 finisce a terra, calcio di punizione per il Monteporzio. Vedremo adesso gli sviluppi, parte un tiro e la palla sorvola di poco la traversa. Nulla di fatto. Vai, 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 vai. Ancora Monteporzio. Vai, vai, ci incontro, vai, incontro, vai, 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 sali, 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 Damiano. C'è un lungo lancio, vai, 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 ancora se ne va, con pericolosità il numero 9, Monteporzio, mette in pericolo, ancora il Borghesiana, bravo, dall'altra parte, viene sopraffatto, guarda la guardia, vai, vai, guardia, ancora Monteporzio, vai, Dario, chiamo come, insiste Monteporzio, qua. Vai Damiano, entra! Ancora il Monteporzio con il numero 9 che mette semica il panico, la palla finisce poi fuori. Ancora Monteporzio, vai Luca, se ne va il regista della squadra monteporziana. Uomo, uomo! Cante a fare il gioco Manu! Il Borghesiana a manovrare sul limite del fuorigioco che non viene però ravvisato dall'arbitro. Ancora pericolosamente Borghesiana, ottima la respinta del portiere del Monteporzio. Guarda qua Damiano, vai, guarda Damiano, vai, bravo, dai, dai, adesso dai, ancora dai, subito, subito, vai, 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 parti, 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 vai, vai, ancora con il Monteporzio che poteva servire il compagno di squadra. Vedete sulla propria destra, la regia ci dà questa splendida immagine. Ancora Monteporzio, dentro, dentro, parte un cross, colpo di testa, ancora Monteporzio, cade a terra l'attaccante del Monteporzio. Vediamo un po', l'arbitro non ha ravvisato nulla chiaramente. Beh, sembra che forse una spinta c'è stata, ma ha accentuato di molto la caduta. Bravo Fabrizio. Finisce qua il primo tempo 0-0. Risultato al momento giusto. Vediamo adesso il secondo tempo qui che sta per iniziare. Parte il Borghesiana. Vediamo le immagini, passano subito un lancio. Viene messo a terra qui, vediamo le regia ci propone questo replay, in effetti il calcio di punizione c'è tutto. Vediamo la
Il calcio di punizione battuto sulla traversa. Si salva in angolo il portiere di Montepozzi. Ancora Borghesiana. Dai Fabri. Stavi attaccato. Ancora Borghesiana. Stavi attaccato. Se ne va precisamente l'esterno del Borghesiana. Ed è ottima la parata del portiere che blocca in presa. Vai così, vai, 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 ancora, vai, ancora, ancora, vai, 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 numero 7, vai, 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 deviato, deviato, deviato. Vediamo che viene ribattuto non con la mano, credo, ma con il petto. Azione che sfuma, comunque è pericoloso Montepozzi. Oh, oh. Ancora qui si fa sorprendere qui l'estremo Montemorcio, poi l'attaccante commette fallo. Ancora l'altra parte Montemorcio aveva altre opzioni qui il numero 7 del Montemorcio, però ha ritardato l'azione ed è stato fermato. Fallo laterale per il Montemorcio. Guardate qui cosa combinano i difensori del Monteporzio, chiaramente non la poteva prendere con le mani il portiere, hanno rischiato un po'. Il Borghesiana, ancora il Borghesiana, qui c'è rischia il difensore del Monteporzio, ha rischiato di pure, finisce bene per loro. Ancora Borghesiana. Ma Dario sei ripartito prima. Parte con un lancio lungo sul filo del fuorigioco. Ancora Borghesiana semina un avversario, semina due, cade a terra l'attaccante, viene reclamato il calcio di rigore. Vediamo adesso il fuorigioco se c'era. Qui si vede sul lato, ecco, vediamo. La palla, no, secondo me il fuorigioco non c'era perché era dietro. Qui vediamo invece il replay, però le immagini qua sono veramente disturbate. È coperto il dribbling che ha fatto l'attaccante Borghesiana, non si vede e quindi non possiamo giudicare. Fatto sta che il risultato rimane sullo 0-0. Ancora Borghesiana, Fabri, no, così Fabri. Spazio, Borghesiana, a parte un tiro, alto sulla traversa. Vai che hai preso. Con la partita sta facendo effetto, mentre Montepozzi ha un'occasione d'oro sull'esterno che sbaglia il cross, purtroppo la palla viene messa a calcio d'angolo, occasione sul finire quasi. Adesso però andiamo un po' ancora. E qui finisce la partita, occasione d'oro in finale. Diciamo che il risultato sullo 0-0 bravi. È comunque un risultato giusto. Abbiamo vinto! E va bene secondo. Così per entrambe le squadre, comunque sia. Muovono la classifica. Dalle passe al capitano, arrivederci e grazie a tutti e alla prossima giornata di campionato. Ciao!